Tutti bentornati in un altro video. Come state? Tutto bene? Allora, io diciamo più o meno sempre il solito, non sta cambiando niente, diciamo, la situazione è sempre la stessa. E niente, oggi finalmente riesco a registrare i video dei prodotti terminati del mese di ottobre. Stavo dicendo novembre, vabbè, lasciamo perdere. Non sono tantissimi prodotti, ok? Questa volta rispetto al mio solito dovrebbe venire un video un pochino più breve, almeno per questo mese, ma vi anticipo comunque che ci sono tantissimi tantissimi prodotti riguardo la skincare. In particolare proseguiamo con il video. Allora, comunque, nonostante non siano tantissime cose, inizierei subito. Allora, per quanto riguarda l'igiene intima personale, ho terminato solo l'Intima Roberts al Teatrino. Questo qua. Il prezzo non me lo ricordo, ma comunque sì, più o meno intorno all'€1,50 per 250 ml. Mi sono trovata abbastanza bene, comunque il teatrile antibatterico mi ha mantenuto abbastanza fresca. Certo, non è come il mio Cilli, quello è il numero uno in assoluto, però con questo qua pure mi trovo abbastanza bene. Infatti, quando lo trovo in offerta, spesso con il pacco doppio, lo compro tranquillamente. Comunque mi piace. Quando non trovo quello là, questo va più che bene. Quanto riguarda i denti, ho terminato questi due dentifrici. Stavo dicendo spazzolini, non so come mi stesse uscendo. Allora, questo qui, il pasta del capitano con menta bio, molto buono. A me piacciono i dentifrici pasta del capitano, almeno questi delle nuove linee, anche se comunque il mio preferito in assoluto rimane quello lì allo zenzero. E poi c'è questo qui di Selex, uscito in un kit Total Defense, sempre a menta. Diciamo, per essere un dentifricio da borsetta va più che bene, ma come dentifricio casa preferisco altri prodotti. Per quanto riguarda i deodoranti, questa volta ho finito solo un Dove Talco, questo qua, e allora, se vi ricordate, io l'ho acquistato al Pilato Store perché c'era l'offerta, cosa che non è mai più ricapitata, dei Dove ad 1 euro, qualsiasi tipo volessi acquistare, che siano spray con alcol, questo qua con la bomboletta, insomma spray senza alcol, spray senza alcol, stick, ecco, confuso alcol e stick, è uscito alcol, e insomma tutti i tipi che volevate. E infatti comunque già il secondo giorno di offerta lo scaffale era già mezzo vuoto perché avevano finito tutti i Dove classici, erano rimasti solo questi. Dei classici sono riuscita a prendere solo quelli là senza, con lo spray senza alcol, però vabbè, non fa niente, sempre Dove sono. Io ho fatto una bella scorta, infatti mi sembrava che compravo 20 o 30 deodoranti, cioè quando la trovo questa offerta, quindi ci piace. Allora, per quanto riguarda i bagnoschiuma, comincio con questo qua, Winnie's Natural al melograno. Allora, è una bottiglia da mezzo litro, quindi abbastanza grande. Certo, la Winnie's Natural non costa poco. Io l'ho comprato in offerta al Despar, non ricordo però il prezzo scontato. Certificati CEA, ISEA o ICEA, Eco Bio Cosmesi. È buono, non ti porta arrossamenti, ma ciomma. Essendo un prodotto naturale, mi aspettavo una maggiore fragranza, perché comunque sa, mi aspettavo, ecco, qualcosa di come frutti appena raccolti, in questo caso il melograno. Invece non, è quasi inodore, non ho sentito quasi nulla, quindi per questo non lo ricomprerei, almeno a prezzo intero. Non fare questo sacrificio, sinceramente. Però per il resto è un ok. Facciamo che un ni questo qua. Qui ci sono due flop e si tratta di questi due bagnoschiuma. Uno è un Neutro Roberts e un altro un Tesori d'Oriente. Andiamo con ordine. Partiamo dal Neutro Roberts. Allora, questo qui è un doccia shampoo tonificante con vitamine della frutta, pH fisiologico senza sapone. Allora, vedendo comunque la figura degli agrumi, delle arance,
Io pensavo, no, sarà profumatissimo, io però adoro l'odore degli agrumi. Effettivamente, appena lo apri, ti senti invadere da questa fragranza fantastica. Lo usi per lavarti, ti asciughi. A un certo punto, ecco, vabbè, vi racconto quello che è capitato a me. È successo appunto che mi sono lavata con questo bagno schiuma e a un certo punto, poi dopo essermi asciugata, passano una quindicina di minuti, io sento una puzza di vomito. Sì. Ma da dove viene? Dove non viene? Vado a sentire. Caspita, ero io che mi ero appena lavata. Ma che cos'è? Ho detto, non esiste proprio. Questo bagno schiuma diventa uno schifo, ma assolutamente no. Tant'è che io ho dovuto rifare la doccia dopo questo, cioè veramente dopo 15 minuti, con un altro bagno schiuma, e questo qui l'ho messo nell'erogatore per le mani, almeno diciamo non ho sprecato il prodotto, ma è stato veramente difficile. Sulle mani non ha fatto lo stesso effetto, per fortuna, ma terribile. No, scusate, questo non era un flop, mi sono imbrogliata, però questo qui. Allora, vi danno piacere molto molto i profumi speziati? A me sì. Questo qui trovato sempre al Despar, non mi ricordo il prezzo, è neroli e cardamomo. Sì, è proprio un profumo tipicamente autunnale, profumo di spezie come la cannella, avete presente? E vabbè, il tesoro d'Oriente non si smentisce mai e lascia la pelle morbidissima, e veramente con questo profumate da lontano. Però allora, per me è profumo, perché comunque adoro queste profumazioni così molto orientali e speziate, ma se non vi piacciono, a prescindere, io ve lo sconsiglio. Questo è un po' soggettivo, però se a voi non interessa, vi interessa solo l'azione lavante, come vi lascia la pelle, ci sta. Per me è un top. Per quanto riguarda il make-up, ho terminato questo eyeliner, l'eyeliner Yves Rocher Brillant. Questo qua l'ho preso con la cartolina del mio compleanno, però dell'anno scorso, quindi il mio 31esimo. Vi metto il video qua. Allora, non mi ricordo quanto lo pagai, andate a vedere. Allora, a parte che si era seccato, questo si è seccato, quindi perciò l'ho dovuto buttare. Però, allora, buono sì, però il pennellino morbido non è che mi abbia fatto impazzire. Però questo qua, io non è la prima volta che uso eyeliner liquidi con i pennellini morbidi, però questo qua era forse fin troppo morbido, si piegava troppo facilmente. Di solito, almeno per la mia esperienza, i pennellini degli eyeliner, in questo caso morbidi, diventano, ecco, ingestibili dopo un tot di tempo. Invece questo qui già dalla seconda volta che l'ho usato, quindi non lo ricomprerò sicuramente, non mi è piaciuto. Questo l'ho comprato l'anno scorso, durante il periodo forse di Natale o poco prima, forse erano questi periodi qua. Ed è l'I Love Extreme, il must have di Essence, il classico dei classici. E infatti, ragazzi, è fantastico. Questa è la versione waterproof, fa delle ciglia comunque di tutto rispetto, non si scioglie. Veramente, anche con il bifasico addirittura è difficile toglierlo. È buono, lo ricomprerò sicuramente un'altra volta quando finirò la mia scorta di mascara. Veramente ne ho tantissimi, però questo qua si è rivelato tra i migliori che abbia mai usato. Nerissimo, waterproof come Dio comanda, va benissimo, è un top. Costa poco, intorno ai 3 euro, ora non mi ricordo, ma... cioè... Per quanto riguarda il corpo, questa crema corpo dolce miele eco bio, miele e olio di jojoba di Specchiasol, mi uscì in una rivista tanto tempo fa, quindi non mi ricordo quale. Molto buona, è una crema di tutto rispetto, la ricomprerei sinceramente in full size. Come ben sapete, Specchiasol è un brand farmaceutico, almeno io l'ho trovato solo in farmacia,
buono. Il profumo di miele c'è, si sente, ma non è stucchevole, quindi ci sta. Ci piace. Questa è la crema mani e per unghie all'olio d'oliva. Ragazzi, come avete ben capito, questa è la crema mani che mi è uscita dal calendario dell'avvento. È minuscola, è normale finirla in pochissimi giorni. È proprio mini 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 size, quindi cosa vi aspettavate? È ottima, sì, però troppo piccola per i miei gusti. Cioè, però ripeto, comprerei la full size tranquillamente a occhi chiusi, questo sì, però diciamo così, insoddisfacente la taglia dei prodotti nel calendario. Arriviamo al bottino principale, ovvero i prodotti per il viso. Ebbene sì, questa volta ho finito tantissimi prodotti per il viso. Allora, a cominciare dai dischetti struccanti di Selex, tutti e due grandi, sì, due bustine di maxi dischetti per il trucco, veramente, perché comunque li uso sia per struccarmi sia per pulire il viso e tutto. Sono 50 dischetti double fast, 50 a pacchetto, sono veramente ottimi. Mi piacciono perché proprio hanno la trama double fast, liscia e zigrinata. E la trama zigrinata è, come ho già detto mille volte, cattura meglio lo sporco e il trucco. Ci piace. Gel viso detergente rinfrescante addolcente per tutti i tipi di pelle, fior di magnolia. L'ho comprata all'Eurospin, andate a vedere il video. Questo qui l'ho visto tra i video di Erika, che saluto. Ciao Erika! Allora, è veramente un ottimo prodotto, mi è piaciuto un sacco. Io comunque normalmente con i prodotti, non necessariamente i prodotti low cost, però per la maggior parte delle volte non sono troppo delicati per la mia pelle. Invece questo qui si è rivelato un portento, costa veramente poco e lo ricomprerò un'altra volta sicuramente. Mi è piaciuto tantissimo, ha fatto il suo dovere, non mi ha aggredito la pelle, non me l'ha arrossata. Mi piace tantissimo, lo promuovo proprio a pieni voti. Grazie Erika per averlo consigliato nei tuoi video, perché è stata una piacevole scoperta per me. Grazie. Questo è un'acqua micellare Joe, mi pare si dica così. L'ho acquistata ad agosto. C'era il pacco doppio, quindi da due confezioni da 400 ml. Mi sembrano due al prezzo di una, probabile. Non è male per niente. Non mi aggredisce la pelle. Anche come struccaggio è veramente buona. Sinceramente la ricomprerò. Questa qui, allora, 17 € tutte e due, quindi veramente un super prezzo. Poi dura tantissimo, una sola bottiglia, ora ho aperto l'altra, comunque sta all'inizio. È veramente un ottimo affare, ma mi sembra siano uscite di nuovo le doppie confezioni in offerta, infatti devo andare a fare un giro in farmacia. Mi piace tantissimo, strucca benissimo, non aggredisce la pelle, non mi trovo la pelle rossa. Questa qui, a differenza delle altre acque micellari, però la risciacquo, però non è un problema. Tonico Bioniche Defense Matte. Allora, l'ho comprato ad agosto, inizio settembre, è stato pure un'avventura o disavventura trovarlo. Faccio vedere il video perché è difficile veramente trovare i tonici astringenti. Io ho bisogno di un tonico astringente in quanto ho qualche poro dilatato di troppo. Però questo qui non mi è piaciuto chissà quanto, costa. Io l'ho pagato meno, il prezzo dice 16,50, però comunque tra i 14 e i 15 l'ho pagato sicuramente. Non lo ricomprerei. Mi è piaciuto di più il tonico di Garnier Bio piuttosto che questo. Veramente, questo qui è stata una mezza delusione, perché magari da un prodotto farmaceutico che poi con Bioniche io mi trovo benissimo con tutto, mi aspettavo qualcosa di più. E invece mi ha soddisfatto di più un prodotto più economico. Striscette depilatorie per il baffetto, per il labbro superiore.
Queste sono buone, non mi danno fastidio. Sono a base di vitamina E, olio di mandorle e camomilla. Costano veramente una sciocchezza queste qua. Ah, maschera viso in tessuto di Wonder Woman. Ve la faccio vedere quando io ho nell'ultimo vlog, che mi pare sia andato già online, credo sì. E questa qui, ragazzi, non mi è piaciuta per niente. Questa dovrebbe essere una maschera illuminante. Io l'ho applicata, ho fatto passare il tempo, però non ho trovato nessuna differenza sostanziale con prima. Normalmente le maschere Kiko mi piacciono perché ho provato per esempio il contorno occhio oro, è strabiliante, è fantastico, però questa qua mi ha deluso tantissimo. Non mi ricordo il prezzo, andate a vedere il video. Bocciata, la boccia proprio. Ragazzi, se vi trovate da Kiko e diciamo mi battete in questa maschera di Wonder Woman, perché ancora in commercio la collezione Wonder Woman, non la comprate, assolutamente no, è bocciatissima, non serve proprio a niente. Questa invece sì. Allora, questa qui è di Equilibra al carbone, è una maschera nera sempre in tessuto, e a parte sì, se a vedermi la pelle è più purificata, ma ecco, era molto più luminosa rispetto all'altra, e questa, se non mi sbaglio, l'ho pagata anche meno rispetto a quella di Kiko. Questa mi sembra in 3 euro più o meno, ora non mi ricordo con esattezza, ma è fantastica. Questa qui si è comportata molto molto meglio dell'altra. Non c'è veramente niente da dire. Io poi di questa linea qua ho provato anche il gel detergente, sempre quello nero, ho provato l'acqua micellare, mi piace veramente tutto, quasi tutto di Equilibra. Allora, questa qui contiene acido ialuronico, il carbone, scorza di limone. Altro prodotto di Kiko e altro flop: lo scrub viso di Lost in Amalfi. Allora, siccome io mi sono trovata benissimo con il tonico di Sicilian Nude, vi metto il video di quando l'ho comprato, però e quindi ho detto, ah, la skincare di Kiko è fantastica, soprattutto questa qui delle edizioni limitate. Ma questa volta, ahimè, mi sono sbagliatissima. Non è un modo di dirlo. So che non è corretto dirlo in italiano, ma veramente non trovo altro modo per esprimermi. È un flop completo. Allora, a parte che mi aspettavo una profumazione leggermente diversa, ma è identica e precisa a Sicilian Nude, cambia solo il pack alla fine. Però la grana della mia pelle con questa qua, con questo qua, non appariva assolutamente più sottile, come se non avessi messo nulla, veramente soldi buttati, non mi è piaciuta. Qualcuno ha ancora qualche prodotto della linea Lost in Amalfi, però io questo qua non ve lo consiglio, bocciato. Detergente Sebo Vegetal, questo qua è a base di tè boreale e per le pelli miste grasse, detergente che ho preso avendo terminato la cartolina dei punti in brochure. Faccio vedere il video. Allora, sì, è fantastico. È la seconda volta che lo compro, perché diciamo finisco la carta e chiedo questo premio qua, perché mi piace tantissimo questo detergente, mi pulisce molto bene la pelle, preferisco usarlo sotto la doccia, mi piace tantissimo. E poi comunque, se lo comprate a prezzo pieno, non costa più di 10 euro, poi comunque è biodegradabile, diciamo che è fatto di plastica riciclata, ci piace. Poi, sempre di Yves Rocher, questo è un campione che ho avuto in una delle tante spese, l'Hydra Vegetal, crema idratante non stop 48 ore. È buona, è ottima, anzi, veramente lascia la pelle morbida e profumata. E magari appena finirò le mie creme, comprerò la full size. Ecco, un campione sì, ma che me l'hanno dato su una spesa, non come questi qui. 1, 2 e 3, che sono usciti dal calendario dell'avvento dell'erbolario. Una è la linea gel e crema, gel detergente e crema viso, i colori dell'orto rivitalizzante,
un'altra è dissetante. Allora, la linea rivitalizzante non mi è piaciuta perché l'odore è veramente troppo, troppo, troppo forte. Non è proprio nei miei gusti e non mi piace, sinceramente. Mi ha deluso tantissimo, mentre questa qua è stata leggermente migliore. Però niente di eccezionale. Sinceramente, non ricomprerei nessuno di tutti e tre i prodotti. Poi, sempre dell'erbolario, la maschera viso gel ultra idratante. Un altro flop, non mi è piaciuta per niente. Pure con questa non ho trovato nessuna differenza tra il prima e il dopo. Io vi ho messo il prezzo anche quando ho sfogliato il calendario dell'avvento, però non, diciamo, non vale i soldi spesi, sinceramente. Brutta. Ultimi prodottini. E vi faccio vedere. Ho provato, sono sempre gli stessi, quindi prendo una bustina per ogni tipo di prodotto. Allora, questi tre prodotti di Yves Rocher, il siero e il siero giorno e il siero notte L'Elixir de Jeunesse e il siero notte Anti-Age Global. Allora, L'Elixir de Jeunesse, quello là giorno mi è piaciuto tantissimo, mentre quello là sera mi ha provocato dei rossori alla pelle e questo qua pure non mi è piaciuto tantissimo, sinceramente. Quindi il mio prossimo acquisto, quando finirò anche l'altro siero Yves Rocher che avevo comprato, mi sembra 2 o 3 settimane fa, prenderò questo. Ok, è tutto. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Non dimenticate di mettere like al video, commentare, iscrivervi al mio canale, attivare la campanella per le notifiche così da non perdere nessun altro video. Aggiungetemi sui social, Instagram e Facebook. I link sono qui sotto. Aggiungetemi soprattutto su Instagram perché lì pubblico attimi di vita quotidiana, spacchettamenti in diretta, pini svuota la spesa in diretta, insomma, tanti piccoli contenuti che qui non pubblico, ok? Quindi andatemi a seguire anche di là, anzi soprattutto, e che dire, io vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao!